Grazie Presidente. Giusto per chiarire alcuni punti dettati dall'opposizione. Intanto per quanto riguarda la mozione presentata dalla destra relativa all'affitto di Via del Tritone, questa mozione non è stata presentata qualche mese fa, ma è stata presentata a questa settimana ed è stata bocciata perché ne avevamo votata una della maggioranza mesi fa, cioè a luglio, che andava già verso questa direzione, cioè già impegnavamo a cercare delle sedi alternative a Via del Tritone, non perché il contratto di Via del Tritone scada nel 2018, perché questo era un errore scritto nella mozione della destra, non scade nel 2018. Da maggio 2018 in poi l'amministrazione capitolina può dare disdetta e da quel momento ha un anno per lasciare l'immobile. Quindi chiaramente noi abbiamo già chiesto mesi fa, perché oggi sarebbe stato tardi chiederlo, abbiamo chiesto mesi fa l'impegno della maggioranza, della Giunta ad attivarsi, cosa che stanno facendo. Quindi, insomma, colleghi, io capisco che il tema di Via del Tritone possa essere legato, però non mi sembra del tutto centrato. Invito le stesse colleghe, insomma. Questo per chiarire dei chiarimenti, perché altrimenti si passano dei messaggi. Se possibile, chiederei a tutti di chiudere questo argomento e ritornare sul tema del Consiglio. Sì, per quanto riguarda invece la questione degli asili nido, effettivamente con la Commissione Scuola, che è presieduta dalla nostra Presidente Zotta, abbiamo fatto una serie di incontri sul tema. Ci sono opere a scomputo, appunto asili nido, che non sono stati riconvertiti in tutti questi anni e che effettivamente dovrebbero poi andare a svolgere funzioni diverse rispetto a quel tipo di utilizzo di cui non c'è più necessità nel territorio. Però anche qua non è una questione di fare polemica, purtroppo arriviamo un po' tardi su questi temi, proprio perché precedentemente non sono stati affrontati. Noi stiamo cercando di lavorare per recuperare il tempo perduto anche per queste tematiche. Grazie.